vi detto, quest'estate siamo riusciti ad avere la fortuna di essere presi in Nana Bianca. Nana Bianca è un acceleratore per startup digitali focalizzato molto sul mobile e sugli e-commerce, che sta a Firenze. Sono molto focalizzati sullo sviluppo del prodotto, infatti diciamo che una nostra regola è un po' quella di cercare di evitare gli eventi. Molti incubatori che voi conoscerete come H-Farm o Luisel Labs fanno tanti eventi. È una cosa bellissima, è una cosa a cui noi abbiamo assistito molto in un primo momento, però se posso dare un consiglio è chiaramente quello di evitare di stare focalizzati solo sullo sviluppo, perché di roba da fare ce n'è sempre di più. E perché gli eventi ci distaccano, magari ci danno dei premi che possono sembrare di valore, ma in realtà non portano a niente in termini di crescita. Ma come dicevo prima, cerchiamo ogni giorno di avere dei feedback da queste persone, che sono gli investitori. Verso luglio io scrissi a una persona che lavora con Club Italia Investimenti, che è quel fondo che ha investito in noi, che fondamentalmente è un fondo privato agevolato, nel senso che, come vi dicevo prima, investe solamente nelle start-up accelerate da determinati incubatori. Uno di questi è Nana Bianca. Gli ho chiesto, ma vi interesserebbe, cosa pensate di questo progetto? Io prima di tutto, allora, ho imparato che non bisogna andare a chiedere i soldi, ma bisogna prima di tutto cercare di creare un rapporto umano, ok? E imparato questo, ho provato ad applicarlo ed effettivamente funziona. Io ho chiesto a questa persona che gestiva il fondo, gli ho chiesto, ma cosa ne pensi di questo progetto, pensi che potrebbe interessarvi, eccetera, eccetera. Insomma, ho cercato di farmi un amico, non per farmi un amico, ma prima di tutto per cercare di crescere noi, no? Tanto sapendo che il 99% delle persone ci dice di no, non speravo sicuramente che fosse quello il primo sì. E lui mi ha detto, guarda, Club Italia Investimenti investe solamente nella startup accelerata, tu devi parlare con Paolo se vuoi far parte di questo progetto. Paolo è Barberis, è il fondatore di Nana Bianca, è uno dei tre fondatori di Dada, che è stata una delle prime web companies che poi è andata in borsa nel 2000. Chiaramente, arrivati ad una certa età, gli imprenditori o continuano a fare imprenditori su larga scala oppure cercano di dare un give back ai giovani. Quindi il loro lavoro fondamentalmente è quello di investire sui giovani mettendo a disposizione le loro risorse e le loro competenze. Noi in Nana Bianca abbiamo questi tre fondatori con cui siamo a contatto ogni giorno, che ci danno appunto una visione a 360 gradi sullo sviluppo commerciale, sullo sviluppo del prodotto, sull'interfaccia grafica, soprattutto sulla base della loro esperienza. E parlato con questa persona, abbiamo fatto una scambiata di due parole, poi ci hanno invitato a Firenze a fare due chiacchiere con loro e da lì li abbiamo conosciuti, ci siamo trovati molto bene. In un primo momento in realtà chiedevamo troppo, quindi ci hanno detto guarda, bello il progetto, ci può interessare, però chiedete troppo e noi chiaramente da un lato mettiamo l'accelerazione, dall'altro col fondo appunto di cui parlavamo prima mettiamo 50.000 euro. Ci siamo risentiti dopo un mesetto e abbiamo pensato che andare in un acceleratore poteva essere fare due passi indietro per poterne fare poi cinque avanti, no? Nel senso, bene, ripartiamo un po' da zero, ci facciamo aiutare da queste persone che in realtà ci danno una spinta pazzesca e ripartiamo col team, perché verso luglio, insomma, eravamo in due. Capite che da luglio adesso sono passati sei mesi e le cose sono cambiate molto. Sono cambiate molto soprattutto perché siamo stati probabilmente bravi a cercare le giuste risorse e anche a trovarle. E niente, come dicevo, secondo me il passaggio da un incubatore per qualsiasi ragazzo, quindi parlo di tutti noi qua dentro, è obbligatorio, perché l'esperienza che ti dà e anche la spinta che ti dà il contatto con gli investitori è pazzesco. Ce ne sono 5-6 interessanti in Italia, poi chiaramente ci sono tantissimi, anche solo se andate sul GAN, che è il Global Acceleration Network, è un network di acceleratori su scala globale, e se voi farete mai un progetto sul digitale che non richiede la presenza in Italia, il consiglio più grande che posso darvi è di andare là fuori, a Singapore, a Hong Kong o a San Francisco che sia, e farvi un'esperienza di questo tipo, perché veramente vi dà una crescita pazzesca.